Ora piuttosto vi do un altro consiglio di lettura, perché spesso, ecco, una domanda che spesso le persone mi fanno è come mai non faccio più video relativi, alla filosofia o comunque agli autori, che hanno contribuito a dare una visione culturale, nel campo, diciamo, della letteratura, quindi comunque anche nel campo della filosofia. E effettivamente io da parecchi mesi, ecco, anzi quasi più di un anno che non tratto più filosofia, nel senso che prima le persone che mi conoscono, che comunque seguivano il mio lavoro, sapevano che io facevo uscire comunque delle recensioni di tanto in tanto a determinati pensatori, o comunque facevo schemini, trascrivevo comunque dei passaggi di libri di filosofia di questo o quell'autore che mi piacevano, ecco, che comunque mi permettevano di fare, diciamo, paragoni interessanti. Quindi in realtà a volte me lo domandano, mi domandano come mai non faccio più questo genere di recensioni, questo genere di lavoro culturale, nel senso che attualmente, ora come ora, sto trattando altre cose, quindi ho un po' smesso con questo discorso di filosofia. Principalmente ho smesso per una serie di ragioni. Allora, innanzitutto perché comunque da un punto di vista mio personale io sento di aver comunque concluso la mia personale esplorazione di questa materia, di questa dottrina, di questo mondo, ecco, più che non materia o dottrina, che sono magari termini un po' troppo asettici, ecco, diciamo, di questo particolare mondo. Io personalmente, arrivata, diciamo, qua fate a partire dal 2016, ecco, fine 2015, ho sentito comunque che ormai avevo praticamente concluso tutto quello che volevo scoprire, ecco, tutto quello che comunque mi ero ripromessa di scoprire. Quindi personalmente per me, in quanto singolo individuo, ecco, singola persona, non ha più alcun senso star lì a leggere tutto quello che leggevo in realtà negli anni precedenti. Io ho iniziato lo studio, l'interesse nella filosofia e poi successivamente nelle materie che comunque si legano un po' anche alla filosofia, ad esempio la teologia o l'antropologia, negli anni successivi. L'ho iniziato partendo dal 2004, poi ovviamente negli anni successivi ho fatto un po' tutto questo bagaglio di letture. Di vari autori, di vari generi anche, perché comunque in realtà la filosofia è suddivisa in vari settori, in varie aree. Ci sono quelle che mi piacciono di più, quelle che mi piacciono di meno, quelle che ho seguito di più, quelle che ho seguito di meno. Quindi personalmente in realtà nel 2017 io mi ritengo formata totalmente da un punto di vista filosofico, nel senso che attualmente non ricerco praticamente quasi più niente, anche se ovviamente io, essendo una collezionista di libri, se ad esempio all'usato mi capita di trovare un libro di un qualche filosofo che ovviamente ha formato la mia visione culturale della vita, ovvero ad esempio Cioran, Stirner, Sartre, Camus, Jean-Paul e tanti altri, ecco, Erzen, Caraco, eccetera, eccetera. Cioè, i miei punti fissi, ecco, quando si parla di filosofia, io solitamente tiro un po' sempre fuori questi nomi. Perché sono un po' i miei eroi filosofici, nel senso che io ho imparato da loro, diciamo, ho assimilato anche in parte la loro visione culturale, anche se non del tutto, perché comunque fondamentalmente mi sono anche resa conto che la filosofia va bene, cioè soprattutto è un mondo, ecco, pensato soprattutto per gli uomini, non tanto per le donne, perché tecnicamente, quando una donna comincia a fare filosofia, in realtà la distinzione in generi sessuali, quindi questi concetti di dualismo, dualità, dicotomia, anche semplice incomunicabilità esistenziale alla base tra maschi e femmine, in realtà questi argomenti poi comunque saltano fuori quando appunto una donna si dedica alla filosofia, magari non subito, però tendenzialmente negli anni le capiterà comunque di avvicinarsi anche a quel settore,
della filosofia che è stata portata avanti dalle donne, che poi praticamente quasi sempre sfocia in un settore di filosofia del femminismo, quindi tutte le varie visioni culturali di questo o quella donna, ad esempio Adriana Cavariero, per dire, Carla Lonzi, Simone de Beauvoir, insomma un po' tutte le donne che hanno legato la loro visione, la loro letteratura, ecco, la loro opera letteraria, culturale, l'hanno un po' legata a questo discorso di analisi della vita della donna, di analisi femminista dell'esistenza, analisi, potremmo quasi dire, esistenzialista, femminista dell'esistenza, perché ovviamente una donna nella sua vita deve affrontare dei problemi diversi da quelli che affronta un uomo, deve affrontare delle problematiche, delle dinamiche, anche dei traumi diversi da quelli che spesso affronta un uomo. Quindi in realtà quando si comincia a fare filosofia per una donna, ovviamente si comincia partendo da basi maschili, quindi per dire Kant, Hegel, Cartesio, Cioran, lo stesso Tommaso d'Aquino, per dire, che comunque si studia anche in un discorso di storia della filosofia. In realtà quindi ti confronti e fai tuo il linguaggio maschile, ti confronti e fai tuo l'esperienza maschile dell'ontologia, del senso dell'esserci, della ricerca del sapere. In genere poi ci sono però certe donne, ecco, che arrivate a quel punto lì di aver praticamente assimilato, non dico tutto lo scibile perché tutto lo scibile umano è impossibile assimilarlo, però aver assimilato una buona base filosofica, ad un certo punto si sentono troppo soffocate, si sentono quasi strette in queste maglie che comunque sono le maglie del pensiero filosofico maschile. Praticamente da Aristotele in poi, ecco, direi dai greci in poi. Quindi in realtà, ecco, magari spesso una donna, quando poi si mette un po' a fare queste riflessioni esistenziali, spesso a volte si sente quasi soffocata o ingabbiata nelle categorie, di pensiero maschili, che sono state postulate ovviamente dai grandi del pensiero filosofico. Proprio perché in realtà, magari sono analisi che vanno bene, soprattutto per gli uomini, anche perché poi di conseguenza ovviamente Kant, Hegel, Cartesio, Schopenhauer, eccetera, eccetera, erano uomini. Anzi, poi spesso alcuni di questi uomini erano persino misogini, quindi in realtà quello che hanno pensato lo hanno pensato ovviamente in quanto uomini, e in quanto uomini con un certo tipo di vita, in un certo tipo di ambiente o di situazione comunque culturale, storica, che per forza di cose era diversa da quella di oggi. Quindi in realtà forse una donna al giorno d'oggi fa fatica a trovare dei punti diciamo, in comune con magari quanto diceva Hegel, piuttosto che quanto diceva Tommaso d'Aquino, piuttosto che con quanto diceva Kant, Cartesio, o anche ad esempio i filosofi del Novecento. Ci sono certi filosofi del Novecento che comunque non hanno detto moltissimo sulla condizione femminile, o comunque in realtà non erano interessati alla condizione femminile, ad esempio il caso, per dire, di Cioran. E quindi sono tutti pensieri, modi di pensare, filosofie dell'esistenza, o comunque filosofie che si interrogavano sull'etica, sull'anima, sul senso della vita, sul senso dell'esserci, sul senso della morte, eccetera, eccetera, però da punti di vista estremamente legati al genere di appartenenza di chi poi li postulava, cioè quello maschile. Quindi di conseguenza magari una donna può avvertire anche appunto un senso di quasi di soffocamento, perché in realtà il linguaggio usato è tutto maschile, le idee praticamente sono state postulate tutte dai maschi, quindi per la donna c'è poco spazio, ecco, comunque c'è stata poca occasione di esprimere se stessa nella storia. Prima del 1900 la donna non si esprimeva da un punto di vista filosofico, massimo le era concesso magari qualcosa così dal punto di vista poetico, abbiamo a casi di poetesse, ecco, ad esempio nel Medioevo. L'unico nome, ecco, uno dei pochissimi nomi che ci è pervenuto, ad esempio, è stato il nome di Compiuta Donzella, per dire, una poetessa di circa del 1200. Nel Rinascimento abbiamo avuto, ad esempio, Veronica Gambara, Vittoria Colonna, cioè tutte quelle donne, ben, più che altro, ecco, molto spesso erano comunque anche delle cortigiane che ogni tanto scrivevano poesie, ogni tanto comunque venivano magari anche apprezzate, però al di fuori della poesia una donna ha avuto sempre poca capacità o anche opportunità di esprimersi in un mondo che comunque era culturale, era tutto maschile.
po' come la scienza e la filosofia, sono mondi praticamente quasi esclusivamente al maschile nei secoli passati, e oggigiorno giusto qualche donna c'è dentro, però non è comunque, non sono comunque donne che gestiscono, che portano avanti chissà quale redini del movimento, sono magari nomi di nicchia, come potrebbe essere ad esempio un'Adriana Cavarero, per dire che secondo me, ad esempio, neanche nelle scuole, neanche nei licei si studia, voglio dire, perché in genere la filosofia che si fa ai licei è. Sono sempre gli stessi uomini, ecco, Aristotele, Hegel, non è che poi si cita moltissimo da un punto di vista di contributo femminile. Quindi, in realtà è anche questo il motivo per cui io negli anni, fatti un po' a partire dal 2015-2016, anche attualmente, ho smesso un po' comunque di trattare esclusivamente il pensiero maschile della filosofia, perché mi sono resa conto che in realtà questo pensiero maschile, per quanto sia valido, per quanto abbia raggiunto delle vette di eccelse dal punto di vista di analisi della vita, del senso dell'esistenza, del discorso della morte, della finitudine, cioè un po' tutti quei grandi temi di cui si occupa la filosofia, in realtà sono temi che portano ovviamente per forza di cose l'impronta del sigillo maschile, e quindi di conseguenza sono cose tra virgolette poco utili alla condizione della donna, proprio perché di fatto riflettono la sola idea maschile, che molto spesso comunque è stata anche una visione, diciamo, che è stata imposta alla donna. Ad esempio, nel caso di alcune filosofe anche celebrate del passato, come possono essere ad esempio Simone Weil o Edith Stein, in realtà sono donne che non avevano sviluppato una visione loro propria femminile, ma semplicemente avevano, diciamo, ricamato sopra delle visioni maschili di pensiero culturale. Perché effettivamente per una donna risulta molto difficile in filosofia esprimere se stessa con un linguaggio, con delle categorie mentali che sono state pensate dagli uomini. Diciamo che in realtà si fa prima ad andare in un altro mondo, che è quello ovviamente della Wicca, che è un mondo che invece, essendo molto incentrato sul femminile, sui simbolismi femminili, sulle allegorie femminili, in realtà dà molto più spazio, comunque permette molto di più alle donne di esprimere se stesse. Per questo che effettivamente esistono molte più donne che trattano la Wicca, che non donne che trattano la filosofia, per dire. Comunque, ecco, i motivi per cui, come dicevo, io non ho più trattato filosofia, sono un po' questi, cioè sono stati innanzitutto il fatto che ad un certo punto ho sentito che avevo praticamente sviluppato, avevo praticamente letto tutto quello che comunque bisognerebbe leggere in filosofia, da un punto di vista, diciamo, di conoscenze generali. E poi perché appunto in realtà ho sentito molto questo discorso della dualità e della differenza sessuale di genere, quindi in realtà certe categorie di pensiero maschili, certi concetti maschili non potevano più andare bene per esprimere la mia personale visione della vita. Perché, come dicevo, fin tanto che si parla ad esempio di morte o comunque di magari di certe analisi allo spirito, alla mente, all'anima, tra virgolette, queste analisi che sono state fatte dagli uomini vanno bene anche per le donne, perché ovviamente moriamo tutti, quindi maschi e femmine. Quindi i pensieri, ad esempio, che vengono espressi da uno Yankelevich o da un Choran sulla morte sono validi anche per le donne. Il problema è che però, se poi andiamo ad analizzare altre questioni, come ad esempio il discorso anche della stessa violenza, piuttosto che non un discorso di come si forma l'indole femminile, eccetera, eccetera, i discorsi fatti dagli uomini non vanno più bene per parlare, per definire la visione delle donne, perché ovviamente sono discorsi che vanno bene per gli uomini. Per le donne invece bisogna andare a cercarsi delle pensatrici femmine, delle pensatrici donne che hanno dato particolari visioni della cosa, anche ovviamente spesso sapendo discernere comunque quelle pensatrici che erano ancora patriarcali da quelle pensatrici che sono state innovative, quindi che ovviamente il discorso del patriarcato lo hanno messo da parte. Comunque, detto questo, visto che comunque io non rinnego niente dei miei personali studi, delle mie personali passioni, i miei lavori di filosofia, tra l'altro, sono ancora caricati sul web, quindi in realtà se uno ha voglia di leggersi se li va a leggere.
Anche se io appunto non ho proprio più il tempo di star lì a farne uscire altri o di trattarli, anche se negli ultimi tempi comunque stavo pensando di impaginarli meglio, perché in realtà quando li impaginavo agli inizi io non ero molto brava ad usare i programmi di scrittura, avete presente Word? E difatti effettivamente i miei primissimi PDF sono fatti molto male da un punto di vista grafico, di impaginatura del PDF, sono fatti veramente molto male. Stavo pensando magari in questi mesi di prendermi un po' questo tempo per diciamo rimpaginarli in maniera migliore e poi metterli ovviamente da scaricare gratuitamente perché se li vorrà scaricare, di modo che comunque da un punto di vista grafico il PDF risulta diciamo più piacevole. Perché negli ultimi tempi, ecco, cioè negli ultimi anni, rispetto a quando li facevo prima, questo genere di studi, sono diventata più brava nell'uso dei programmi, diciamo, di scrittura. Quindi i PDF che ad esempio faccio uscire adesso sono molto meglio rispetto a quelli che facevo uscire anni fa. Comunque adesso, a prescindere da questo lavoro che sto facendo diciamo, di reimpaginazione delle cose, vorrei farvi un video giusto per darvi un consiglio per quelle persone che vorrebbero iniziare un proprio studio personale autodidatta sulla filosofia, cioè darvi un punto fisso da cui partire, che potrebbe essere un'occasione di lettura, ecco, che una persona che non ha mai letto niente sull'argomento può provare a leggere tanto per avere una prima infarinatura. Allora, specificando subito che questo è stato il primo libro che io ho letto di filosofia nel 2004 e che allora è praticamente Franco Volpi Il nichilismo, e che in realtà è un libro abbastanza difficile da leggere quando non si è, diciamo, se questa è la prima lettura filosofica che uno fa. Ovviamente, una prima lettura di quest'opera qui è una bella batosta, perché in realtà bisogna procedere lentissimamente, armandosi ovviamente di matita, di foglietto per segnare i concetti più importanti, per farsi gli schemini importanti. Perché ovviamente, una persona autodidatta che non ha mai letto niente, un libro del genere è già una bella lettura impegnativa. Però questo libro ve lo consiglio anche se appunto non avete mai letto niente, perché in realtà a me, tra virgolette, ha portato bene questo libro, nel senso che questa è stata un po' la mia prima lettura filosofica e io mi ricordo che quando lo leggevo praticamente mi si aprivano tutti questi nomi di personaggi che io proprio non conoscevo, io gli unici che conoscevo. È giusto solo per un discorso di musica metal, perché erano stati citati dai Cradle Filth quando avevo circa 14-16 anni. Gli unici che già conoscevo, così tanto di sentito dire, erano Nietzsche ed Esaad, non conoscevo altri pensatori. Invece, ecco, quando ho iniziato a 18 anni lo studio della filosofia, io ho iniziato proprio partendo da questo libro. Un po' perché anche questa parola nichilismo è una parola che comunque ricorre molto spesso, anche spesso in una maniera, diciamo, ripetuta un po' così, con un significato quasi banale, ecco. Viene spesso ripetuta, se leggete ad esempio interviste metal, black metal, viene spessissimo ripetuta, quindi in realtà già la parola nichilismo era già una parola che mi girava così per la testa. Proprio perché in realtà io, frequentando comunque la scena black metal, avevo un po' già in testa queste parole, ecco, filosofiche. Questa è stata proprio la primissima lettura che ho letto e mi ricordo che mentre la leggevo io praticamente tiravo giù tutti gli appunti, cioè mi facevo i miei schemini. Dopo magari mi farò anche più che altro un video curiosità sui miei vecchi quadernetti di appunti filosofici, che praticamente li ho ancora qui e sono praticamente tutte le mie prime i miei primi schemini che facevo di filosofia quando ancora non avevo il computer. E quindi in realtà questo libro, per quanto, come ho detto, è una prima lettura di una persona che ovviamente ignora tutto, sia veramente difficile, cervellotico, nel senso, sono di quelle letture che dovete andare piano piano e dovete per imparare il pezzettino successivo dovete aver appreso bene il pezzettino prima.
È comunque una lettura che vi permette veramente di farvi le ossa, di farvi le ossa e di acquistare le prime nozioni fondamentali che poi, ovviamente, nelle letture successive, nelle letture che farete dopo, ovviamente incrementerete ancora di più. Diciamo che se dovessi usare un po', fare un po' usare questa metafora, direi che leggere subito questo libro per una persona che non ha mai letto niente di filosofia è un po' come iniziare subito un allenamento fisico di ginnastica magari forte, ecco, cioè invece di iniziare magari facendo 5 addominali, il vostro istruttore magari ve ne fa fare subito 20 in una giornata. Ovviamente il giorno dopo sarete a pezzi, però comunque il fatto che fate quell'allenamento così intenso e così crudo per i primi tempi, in realtà vi permetterà subito di farvi le ossa, cioè di sviluppare in maniera anche, diciamo, abbastanza, cioè subito dolorosa, ecco, nel processo dell'apprendimento abbastanza doloroso, perché ovviamente ci vuole impegno, fatica, costanza, però appunto, come dicevo, vi permetterà subito di avere una visione d'insieme, perché comunque questo libro che ripercorre la storia del nichilismo e quindi il significato del nulla e dell'essere, almeno nella cultura occidentale, perché nella cultura orientale ci sarebbe da fare un discorso a parte, è un libro che veramente contiene tutti i nomi veramente importanti dell'eredità filosofica cioè dell'Occidente. E quindi in realtà avete nel palmo della mano, avete praticamente tutto quello che è utile sapere in campo filosofico di tutti i grandi autori. Quindi, anche se appunto, come ho detto, è una lettura che per una persona che non ha mai letto niente è veramente pesante, in realtà però è un libro che se fate la fatica di leggerlo la prima volta e ovviamente vi mettete d'impegno con la costanza di voler capire e di memorizzare le cose, vi assicuro che dopo che lo riprenderete in mano, dopo qualche mese, o comunque anche avendo letto, poi proseguendo nelle letture, cercando altri volumi, vi assicuro che avrete già sviluppato dentro di voi un bagaglio di conoscenze essenziali per capire la filosofia dell'Europa, la filosofia europea, come si è evoluta. E praticamente avrete già uno sguardo quasi a 360 gradi di tutti i nomi più o meno importanti, perché poi ovviamente questo libro riporta anche i nomi, diciamo, un po' di seconda linea, quelli meno famosi, ecco, del mondo della filosofia. E vi posso assicurare che se avrete proprio la costanza di andare avanti, tempo 1 o 2 anni riuscirete ad avere un bagaglio di conoscenze che appunto vi distinguerà da altre persone che magari poi queste cose vanno a farle di malavoglia all'università e non avranno comunque raggiunto il grado di completezza che raggiungerete voi. Con le vostre sole forze, con il vostro senso del sacrificio e di impegno costante nel leggere, praticamente sono circa 177 pagine. Tra l'altro, poi io di questo autore Franco Volpi avevo letto anche altri libri relativi alla filosofia. L'ho sempre È un autore che ho stimato molto. E quindi è un libro che secondo me è davvero utile per iniziare, nel senso che, come ho detto, è una lettura difficile, però proprio perché è una lettura difficile, che è una lettura affascinante e che vi permetterà poi soprattutto di riuscire a maneggiare bene, a conoscere bene un sacco di nomi importantissimi per quanto riguarda la storia della filosofia. In realtà poi i nomi che vi serviranno non tanto perché la filosofia serva per far soldi, cioè una sciocchezza, in realtà la filosofia non serve per far soldi e la filosofia non serve neanche per diventare famosi. In realtà la filosofia serve semplicemente per avere una medicina esistenziale che permetta di sopportare meglio la vita e di conseguenza anche sopportare il pensiero della morte, perché fondamentalmente, come dico sempre,
la filosofia insegna più che altro a morire bene, nel senso a dare un significato positivo alla vita, nella sua tragicità. È questo fondamentalmente. Che serve, è a questo fondamentalmente che serve la filosofia. La filosofia serve soprattutto ad avere delle medicine esistenziali che possono essere usate per capire la vita, per capire il dolore, per dare un senso ad esempio al dolore e ovviamente anche per imparare ad accettare il discorso della morte. Adesso vi leggo giusto i capitoli in cui è diviso il libro, tanto per darvi un'idea. E magari vi aggiungo anche qualche commentino personale degli autori che comunque mi sono piaciuti, nel senso che a me questo libro è servito per conoscere fondamentalmente degli autori che sono stati Stirner, Camus, Sartre, Cioran e in parte Caraco, tra l'altro anche Erzan, perché mi pare sì, mi pare che effettivamente l'autore qui citasse anche Erzan. Che sono stati degli autori che ovviamente sono stati fondamentali nella mia vita, in quel periodo che intercorre tra il 2004 e fate il 2009, ecco il 2012, cioè tutto un periodo della mia vita dove io cercavo risposte esistenziali dove effettivamente le ho trovate, o meglio, ho trovato le risposte esistenziali che facevano al caso mio, in accordo appunto con la mia esperienza di vita, con le mie esperienze di esperienze esistenziali. Quindi fondamentalmente questo libro io lo definirei appunto una medicina per imparare a vivere la vita dandogli un senso. Ovviamente come tutte le medicine a una prima lettura può avere appunto un sapore difficile da mandare giù. Però vi assicuro che veramente se volete farvi le ossa da un punto di vista culturale, questo è un libro che secondo me dovete leggere, dovete avere il coraggio di leggerlo, di vedere se avete la costanza di leggerlo tutto. Ma non perché lo dovete capire subito, intendiamoci bene, specifichiamo bene la cosa. Io quando l'ho letto la prima volta questo libro ci ho capito veramente poco niente, nel senso avrò capito sì o no di 100 concetti che venivano espressi agli inizi nel 2004, dire che ne avevo capiti due era già dire tanto. È stato negli anni a venire che poi io con la base che avevo sedimentata nell'inconscio di questo libro ho capito poi di conseguenza tutti i concetti. Difatti questo è un libro che in realtà tu apprendi non dall'oggi al domani, ma per apprenderlo veramente ci metti dall'oggi al 4, 8, 12 mesi, per dire. Lo apprendi da qui a un anno dopo che lo hai letto, perché diciamo che il classico modo di apprendere la filosofia in realtà è questo, è quello di trovare una frase, scontrarsi con una frase che ha fatto la storia della filosofia e meditarci sopra, capirla, addirittura rielaborarla. Bisogna anche avere appunto il coraggio di saper esprimere se stessi rielaborando le cose, che è una cosa che non tutti fanno, anzi è una cosa che difficilmente le persone fanno, perché in realtà alle persone piace molto di più che siano altri a dire che cosa tu devi fare o come tu devi pensare. Il pensiero codificato della massa, ecco, pensate un po' alle tante mode stupide, al modo in cui le persone si lasciano gabbare da altre persone, ecco, il concetto, ad esempio, gli stessi concetti, ad esempio, di dittatura, o comunque di coercizione di massa, per dire, cioè sono tutti meccanismi che si capiscono bene quando una persona comincia a far funzionare il cervello, e far funzionare il cervello significa essere delle persone che pensano. Quindi non delle pecore che vanno dietro belando a quello che fa il gregge, che poi appunto è il caso in realtà di quelle persone che hanno delle idee preconfezionate, magari perché le hanno apprese a catechismo, magari perché il papa di turno dice così, ovviamente loro non vanno a informarsi alla base, quindi in realtà quel genere di pensiero lì è un pensiero di massa codificato, già pensato da qualcun altro. In realtà il vero pensatore filosofico è colui che pensa e che ha il coraggio da pensare come singolo individuo. Per questo che nella filosofia c'è questo concetto di io e di singolarità, che poi appunto verrà portato ai suoi massimi estremi nell'idealismo e soprattutto anche da Stirner, eh? Non a caso un nome che mi ha profondamente influenzato. Allora, come dicevo, adesso vi leggo brevemente gli argomenti che troverete in questo libro, con i nomi dei pensatori che troverete. Allora, innanzitutto un'introduzione globale.
Poi un capitolo dedicato a Turgenev, il nichilismo, romanticismo, idealismo, il nichilismo in senso sociale e politico, il nichilismo senza fondamenti di Max Stirner, nichilismo, anarchismo, populismo del pensiero russo, nichilismo e decadenza in Nietzsche, nichilismo, relativismo e disincanto della cultura della crisi, il nichilismo estetico-letterario, il nichilismo europeo nella storia dell'essere, Heidegger e Nietzsche. Ovviamente questo poi è uno dei capitoli più difficili. Poi, oltre alla linea del nichilismo, Junger e Heidegger, nichilismo esistenzialismo agnosi, nichilismo teologia politica secolarizzazione Carlo Schmitt, nichilismo post-histoire fine della storia, Kojève e Gehlen. E poi ovviamente gli ultimi capitoli sono dedicati al nichilismo in Italia, tecnica e nichilismo e oltre al nichilismo, ecco una conclusione finale. In realtà poi, come ho detto, in questo libro, soprattutto per quanto mi riguarda, io sono stata ovviamente influenzata sia da Stirner che da Cioran, che da Caraco, che da Erzen e anche Jean Paul, che l'autore qui cita e spiega. E effettivamente io poi, dopo aver letto questo libro, mi ero fatta tutto lo schemino con le cose che diciamo più mi erano interessate e le avevo propriamente richieste in biblioteca. Difatti mi ricordo che io Cioran l'ho conosciuto proprio leggendo questo libro. E difatti poi quando sono passata a leggere le opere integrali e complete di Cioran, che purtroppo non ho tutte, cioè le ho lette tutte, però le ho lette dal prestito, diciamo, bibliotecario, perché purtroppo, allora diciamo subito che i libri di filosofia è difficilissimo trovarli all'usato e se li comprate originali, i libri di filosofia costano, purtroppo. In genere li pagate. Questi della Delphi li pagate sui 18 euro, che è una spesa che ovviamente non tutti possono fare, io per prima, voglio dire. Quindi in realtà, in generale, comunque li potete trovare nelle biblioteche. Se comunque poi avete comunque, dopo che vi siete letti il libro in biblioteca, lo volete comunque comprare originale, sappiate che comunque, ad esempio, per la Delphi li trovate 18 euro. In genere, la Delphi distribuisce anche spesso alla Feltrinelli, per dire. Comunque, come dicevo, dopo che appunto ebbi letto Cioran in biblioteca, mi piacque talmente tanto che allora, innanzitutto, le sue frasi le trascrivevo sui miei quadernetti di filosofia. E poi, mettendo da parte i soldini, perché due di questi li ho presi proprio mettendo da parte i soldi, i risparmi, me li sono comprata in libreria, per dire. E di fatto poi io in realtà mi sono convertita, diciamo, usiamo un po' questo termine, mi sono convertita al pensiero di Cioran nel 2004 e sono tuttora cioraniana, anzi io effettivamente sono sempre cioraniana, sono cioraniana in ogni giorno della mia esistenza. Anche se ovviamente negli ultimi anni mi sono, diciamo, più interessata alle questioni di genere, di sessualità femminile, quindi di differenza di genere. E ovviamente in quel contesto lì non puoi essere cioraniana perché Cioran ovviamente era un pensatore maschio e quello che ha espresso lui lo ha espresso da un punto di vista soprattutto maschile, quindi in realtà Cioran non può rientrare molto in un discorso di analisi di genere. Per quel genere di discorso lì ci sono altri pensatori e altre pensatrici. Però per quanto riguarda il discorso di senso della vita, di analisi della morte, eccetera, eccetera, ovviamente Cioran è stato quello che più mi ha influenzato, ma non solo Cioran, perché poi in realtà, sempre leggendo questo libro, ho scoperto anche tutti gli altri, nel senso che poi erano menzionati dall'autore. Io ero curiosa di andare a leggere l'opera integrale, li ho richiesti in biblioteca e così di conseguenza ho scoperto anche tutti gli altri, ho scoperto Jankelevich, ho scoperto Jean Paul, ho scoperto Max Stirner, sono tutti pensatori che in questo e in quel senso hanno praticamente formato la mia visione esistenziale della vita, quindi le mie basi filosofiche, le mie basi culturali che io uso tuttora. Perché anche se in realtà io non faccio praticamente quasi uscire più nulla da un punto di vista filosofico, ovvero di schemino, di recensione di questo o quell'autore, in realtà io li ho ancora tutti in testa, per dire. Quindi vivo con quegli stralci filosofici, esempio di Kierkegaard, di Jankelevich, di Camus, di Sartre, di tanti altri autori che comunque mi sono piaciuti, che comunque hanno avuto un senso per la mia visione culturale, sono cose che ho ancora dentro nel cuore.
per dire. Quindi in realtà la filosofia, ripeto, non serve per fare soldi, non serve neanche per avere successo, anche se vabbè, di conseguenza so bene anch'io che ci sono dei filosofi, diciamo, VIP, come possono essere per dire Galimberti o Emanuele Severino, che insomma sono un po' filosofi di grido che vanno spesso anche in TV, vanno spesso anche, sono comunque, fanno comunque soldi vendendo libri. Però in realtà la filosofia non dovrebbe servire da quello, la filosofia anzi dovrebbe essere ricerca dell'essenziale da un punto di vista di sapienza e non tanto da un punto di vista di ricchezza materiale, ma di punto di vista di idee, e le idee sono gratis. Tra l'altro poi è proprio perché in realtà io sono fedele a questo principio del fatto che la filosofia è ricerca gratuita che io in realtà non ho mai messo in vendita niente dei miei lavori, perché comunque di tutte le mie recensioni, ma anche degli stessi video che non sono neanche monetizzati, io non ho mai praticamente messo in vendita niente. È qualcosa che proprio mi ripugna il pensare di mettere in vendita la cultura, la filosofia. Tra l'altro poi, come ho detto tante volte, sono contraria anche a far pagare i libri, a farli pagare a cifre eccelse. Per dire, per me 18-20 euro è già una cifra che è vergognosa da far pagare per un libro, perché in realtà i libri dovrebbero essere gratis, dovrebbero girare gratis. È vero che fondamentalmente le biblioteche infatti li offrono gratuitamente, però io ad esempio se avessi il potere di cambiare tante cose da un punto di vista di cultura, la prima cosa che una delle prime cose che farei è proprio abolire questo discorso di vendita dei libri a prezzi che sono, cioè, che sono troppo pesanti, perché quel modo lì è un modo che tu fai di escludere. È un modo che tu hai, che metti in atto per escludere le persone dalla cultura. La cultura deve essere libera e gratuita, deve essere aperta a tutti, accessibile a tutti. Non deve esserci quest'ideologia accademica del solo i ricchi possono accedere a delle letture particolari, solo i ricchi possono frequentare questo o quel corso. Per me, difatti, è già comunque un abominio la mentalità filosofica, accademica, degenerata che c'è. Del credere che solamente se uno va all'università, ovvero solamente se uno ha soldi per pagare certe cose, può effettivamente avere una conoscenza filosofica. Dove cavolo è scritta sta cosa? Io sono autodidatta, non mi serve il foglietto scribacchiato di questo o quell'ateneo per dimostrare che conosco le cose, quindi di conseguenza, come ci sono riuscita io, voglio dire, ci possono veramente riuscire anche tutte le altre persone, ovviamente che siano disposte al sacrificio intellettuale, cioè a spendere quei 5, 10 minuti al giorno per leggere, per imparare e per tenersi aggiornate, perché ovviamente non è che uno deve per forza spendere 8 ore al giorno di studio, lo puoi fare anche spendendo quei 5-10 minuti, però fatti bene, istradandoti su delle letture ben precise che sono letture utili, per dire. Non è che per forza bisogna passare 10 ore dietro chini sotto i libri, lo si può fare benissimo anche 5-10 minuti al giorno, però appunto di esercizio filosofico continuo. Niente, allora detto questo, direi di concluderlo qui il video, quindi io vi consiglio comunque di partire da questo libro, soprattutto se siete persone che hanno un interesse, ecco, a scoprire la filosofia. Vogliono cominciare a dare una prima lettura, o comunque se siete persone che anche hanno già delle basi filosofiche, vorrebbero approfondire o vorrebbero comunque conoscere meglio questo discorso del nichilismo, vi consiglio soprattutto questo libro. Tra l'altro poi comunque se mi capita di rinoleggiare i vecchi libri che comunque noleggiavo di filosofia, magari vi faccio anche delle recensioni su quei libri lì, eh. In secondo luogo, ecco, se volete scrivere nei commenti, chiedermi qualche consiglio, eccetera, eccetera, sappiate che io poi posso comunque linkarvi, vi linko le vecchie cose che ho fatto uscire io, quindi in realtà se qualcuno non ha mai letto niente, però mi dice Lunaria, io vorrei conoscere qualcosa relativo a Cioran, Max Stirner, Jean-Paul, Sartre, eccetera, eccetera, Erzene per dire, mi fai avere qualcosina, mi dici tu che cosa ne pensi, io vi linko volentieri i miei vecchi lavori, così almeno partite da quelli, sono degli schemini, sono dei riassuntini, poi ovviamente andate voi stessi in biblioteca, vi leggete l'opera intera e co così avete modo di farvi voi stessi un'idea. Quindi io sono comunque disposta a, diciamo, se a qualcuno interessa, sono comunque disposta a trattare comunque l'argomento, anche per commento, eh.
Se comunque come idea vi piace, nel senso pensate che possono essere dei video interessanti e volete comunque saperne di più, se vi interessa come cosa io sono disposta a fare comunque ulteriori presentazioni a questo quel libro che mi sono piaciuti da un punto di vista filosofico, anche se ribadisco io non tratto più l'argomento, però fin tanto che si tratta appunto di fare un video dove vi spiego brevemente di cosa parla il libro, vi faccio vedere magari qualcosina. Sono comunque disposta a farlo, se può interessarvi come lavoro. Anche se poi, come ho detto, effettivamente io in questo periodo della mia vita non sto più trattando filosofia, però per dire, fin tanto che si tratta di fare qualcosina così, 10-15 minuti al giorno per fare un video lo trovo anche. Allora, niente, detto questo, concludo qui. Spero che sia stato un video interessante, che può essere uno spunto, ecco, di riflessione. E soprattutto io, se dovessi dirvi tra tutti i nomi di filosofi, quello che più vi consiglio ovviamente non, è lui, Cioran, ovviamente, che è stato, diciamo, la pietra fondante poi di tanta filosofia del Novecento. Anche se ovviamente non è l'unico nome, perché in realtà la filosofia del Novecento è stata fatta anche da tanti altri grandi personaggi, però Cioran in particolare è quello, diciamo, che più ha influenzato una certa visione della vita, del senso della vita. E che poi secondo me può anche essere letto da una persona che appunto in realtà non ha mai letto niente di filosofia, perché Cioran aveva un'impostazione del suo pensiero che non era, non scriveva dei saggi accademici, lui scriveva proprio in maniera, tranne magari in determinate pagine un pochino più difficili, dove comunque lui si rifaceva dei concetti filosofici o a un concetto tipo atarassia, che comunque sono cose che appunto bisogna andare un attimo a studiare in altre parti, ecco, in altri libri. In realtà in genere scriveva comunque in una forma molto cristallina, molto limpida, quindi in realtà Cioran può andare bene anche se non avete mai letto niente di filosofia. Specificando che comunque ovviamente anche quella è una lettura pesante, ecco, è una lettura comunque non facile, ovviamente bisogna sacrificarsi ed essere disposti a perdere un pochino di tempo e di forza mentale dietro per capire le cose. Niente, detto questo concludo qui, spero che vi sia piaciuto e che sia occasione comunque di dialogo anche con le persone, diciamo, curiose che potrebbero o comunque vogliono magari esprimere la loro idea, nel senso magari siete appassionati anche voi di filosofia, volete lasciarmi scritto che genere di autori vi sono piaciuti o comunque che genere di autori sono stati importanti nella vostra vita, li leggo comunque volentieri da un punto di vista di scambio di opinioni.